In città piovono multe agli automobilisti, ma sono false. Si tratta di una truffa. Molti cittadini di Abbiategrasso da sabato hanno trovato un tagliando con lo stemma del comune e con la notifica di un'infrazione sul parabrezza dell'auto. Inquadrando poi un QR code c'è anche l'invito a inserire i dati della propria carta di credito. La cosa strana è che se un automobilista seguisse tutta la procedura e pagasse subito la sanzione, spenderebbe solo 5 euro, una somma troppo irrisoria per un divieto di sosta, e per questo qualcuno si è insospettito. Una vera truffa per esperti di informatica, quella quindi accaduta ad Abbiategrasso, e la notizia nel giro di poche ore è arrivata negli uffici del comune, che ha subito avvisato i cittadini con una nota chiara. L'amministrazione comunale, infatti, desidera chiarire in modo inequivocabile la sua estraneità alle false multe distribuite sul territorio di Abbiategrasso. Allo stesso tempo si ribadisce l'impegno per garantire trasparenza e correttezza nelle pratiche amministrative. Viene chiesta poi ai cittadini massima collaborazione nel segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di irregolarità alle autorità competenti. Sulla questione in particolare è intervenuta anche l'assessore alla sicurezza e alla polizia locale di Abbiategrasso, Chiara Bonomi. Voglio solo invitare i cittadini che hanno trovato sulla loro auto queste finte sanzioni a non scannerizzare il QR code, ha precisato l'assessore, e inoltre a sporgere denuncia presso le autorità competenti. Non si tratta di sanzioni emesse dal comune di Abbiategrasso.